screening oncologici sono un capitolo della medicina preventiva di grande importanza. La parola screening deriva dall'inglese to screen, che vuol dire setacciare. Andare quindi a lavorare su un grande numero di persone apparentemente sane, sani in realtà, nella quale una piccola quota può avere una condizione di salute che merita una diagnosi precoce. Gli screening sono quindi finalizzati a diagnosticare precocemente o un tumore, come per esempio per quanto riguarda lo screening mammografico, oppure una lesione precancerosa, e questo riguarda soprattutto lo screening del carcinoma colorettale e lo screening cervicale finalizzato alla diagnosi precoce e alla cura del tumore della cervice uterina. Il territorio bellunese ha una storia di ottima performance sui programmi di screening. Questo dipende dalla qualità dell'offerta, ma dipende anche dall'attenzione nei confronti della propria salute da parte dei cittadini, con dati di adesione, di copertura, di estensione tra i più elevati sia a livello regionale sia a livello nazionale. Per lo screening colorettale, che è uno screening che riguarda tutti i maschi e femmine, quindi entrambi i sessi tra i 50 e i 69 anni, abbiamo da molti anni adesioni superiori al 60%, buone ma ancora migliorabili. Lo screening mammografico ha adesione eccellente da sempre, superiore all'80%, riguarda tutte le donne tra 50 e 74 anni. È in discussione un'anticipazione della chiamata di screening dai 45 anni. Lo screening cervicale riguarda di fatto tutte le donne tra 25 e 64 anni, in buona sostanza però riguarda soprattutto le donne tra 30 e 64 anni, in quanto nella fascia 25-29 anni sono venute a maturazione le ragazzine che alcuni anni fa hanno eseguito la vaccinazione anti-HPV, per le quali il programma di screening quindi parte con un ritardo positivo ovviamente di 5 anni e poi si sviluppa con cadenza quinquennale, quindi con un impegno per le donne minore dal punto di vista della frequenza e della chiamata. Gli screening oncologici sono programmi di rete professionale. Il Dipartimento di Prevenzione si occupa dell'organizzazione generale, dell'invio delle lettere ai cittadini, della risposta telefonica per chiarimenti, per spostamenti di appuntamento e quant'altro, e del far funzionare complessivamente il programma. Stiamo parlando di programmi che riguardano circa la metà della popolazione del nostro territorio, quindi decine di migliaia di persone, programmi molto impegnativi dal punto di vista organizzativo, difatti si chiamano programmi preventivi complessi tecnicamente. Oltre all'area organizzativa generale, i tre programmi di screening vedono impegnati i professionisti dei vari settori disciplinari. Per ordine, lo screening mammografico coinvolge chiaramente le radiologie che eseguono la mammografia di screening, le senologie, l'area chirurgica impegnata su questi temi per gli approfondimenti diagnostici e per la terapia dei cancri della mammella individuati tramite il programma di screening, terapia che di regola è una terapia conservativa, mini-invasiva. Lo screening cervicale, quindi finalizzato alla diagnosi precoce della cervice uterina, coinvolge una rete che vanno dai consultori familiari con le ostetriche che eseguono quindi i PAP test e gli HPV test, si arriva poi ai ginecologi per l'approfondimento diagnostico e per la terapia dei casi screen detected. Lo screening colorettale prevede una rete professionale che parte dai laboratori dove vengono eseguiti i test di screening, impegna in testa anche le farmacie del territorio che consegnano e ricevono
i kit per eseguire i test di screening, per arrivare poi all'area delle gastroenterologie per l'approfondimento diagnostico con colonscopia, per il trattamento dei polipi ed infine, in alcuni casi pochi fortunatamente, la chirurgia per interventi finalizzati alla rimozione di lesioni colorettali. I programmi di screening oncologico richiedono un'adesione che abbiamo, ma continuata nel tempo, fatta di entusiasmo da parte dei nostri cittadini. Fino adesso è stato così, contiamo che questo accada anche per i prossimi anni e decenni.